Siamo qui con il nostro primo cittadino, il nostro sindaco Francesco Roberti, che ci parlerà appunto della piccola mostra che è stata organizzata oggi di biciclette antiche, poco prima insomma di ricevere degli ospiti da un posto tanto lontano, perché presto insomma alle ore 10 ci sarà una conferenza in cui parleranno sia il preside che ospiteremo, sia il preside che i vari studenti del liceo scientifico di Bergamo, Locatelli, ma intanto è stata appunto organizzata una piccola mostra. Diciamo che quanto è importante conoscere ad oggi il mezzo meccanico più utilizzato al mondo, la bicicletta? La bicicletta ha fatto la storia, la bicicletta è un po' il sogno di tutti i bambini e il Giro d'Italia alla fine corona un sogno di vedere i nostri campioni sfrecciare sulle nostre strade. Infatti qual è stato il segreto per far arrivare proprio a Termoli il Giro d'Italia? Abbiamo avuto un bellissimo rapporto con RCS, abbiamo collaborato fin dall'inizio, volevamo dare a Termoli questa opportunità e far sì che fosse per Termoli una vetrina a livello internazionale proprio in previsione dell'estate 2021. Infatti queste biciclette appunto che avete qui esposte oggi ripercorrono un po' tante epoche, epoche lontane ma che ci hanno fatto sognare. Quanto è importante ancora sognare dopo quello che è successo nell'ultimo anno? Mai smettere di sognare. È importantissimo e soprattutto avere sempre la speranza e la forza di uscire dai momenti più difficili. Anche lo sport contribuisce a questo. Alle sue spalle abbiamo una bellissima fotografia del Tour de France del 52 in cui Bartali e Coppi si passarono la famosa borraccia. C'è un mistero su chi passò la borraccia a chi. Quanto è importante, nonostante la rivalità, l'unione nello sport? Lo sport va al di là della rivalità quando è uno sport sano e quando diventa anche a carattere educativo punto di riferimento per la crescita di tutti. Noi ci aspettiamo tanto insomma da questa giornata e nella speranza che sia da monito anche per i più giovani. Ci auguriamo che sia una bella giornata. Tutti coloro che sono venuti a Termoli a vedere il Giro d'Italia, vi auguriamo buon Giro d'Italia. Buon Giro d'Italia, buon lavoro a lei. Grazie.